Amici di Roadbike 24, bentrovati. Oggi parleremo di caschi. Da che ho memorie ciclistiche, i caschi più strani e stravaganti sono sempre stati i caschi da crono. Se proviamo a pensare agli anni 90 e agli anni 2000, ci torneranno in mente ciclisti come Armstrong, Ulrich o Cipollini che avevano questi caschi esageratamente allungati, che andavano a toccare quasi metà della schiena. In realtà più che ciclisti ci sembravano dei personaggi di un film di fantascienza. Ma perché i caschi da crono sono così diversi rispetto ai normali caschi da bici? Durante le prove a cronometro sappiamo bene che i nemici da battere sono due, il tempo e la resistenza aerodinamica. E degli studi che sono stati fatti negli anni ci hanno rivelato che la bici impatta solamente al 20% sulla resistenza aerodinamica. Il restante 80% è data dall'atleta in sella. Occorre quindi ottimizzare lo spostamento d'aria e ridurre al minimo l'area frontale creata dal ciclista. Ecco perché i caschi da crono sono molto importanti. Questi sono anche prodotti continuamente in evoluzione. Ogni anno vengono spese molte ore di test all'interno delle gallerie del vento per creare dei prodotti che garantiscano un risparmio anche di soli pochi secondi, che in una competizione a cronometro possono fare la differenza. Ora andremo a vedere il casco Air King di Limar. Partiamo ad analizzare il casco dalla parte frontale. Come vediamo, la forma è prevalentemente tondeggiante e ci sono tre fori, questo per sfruttare l'effetto Venturi, in modo che quando il vento va a impattare sul casco riesca a decorrere velocemente sulla superficie. Ma quello che fa davvero la differenza è la parte posteriore, dove troviamo la protesi allungata e l'unico foro. Qui avviene la fuoriuscita dell'aria completando il percorso del vento. Infine, la chiusura inferiore impedisce la formazione di eventuali turbolenze. Per quanto riguarda la visiera, invece, è ad innesto magnetico istantaneo. Cari amici, siamo arrivati al termine anche di questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo nelle vostre storie e commentatelo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!